Buongiorno, apriamo questa diretta, facciamo collegare già un po' di persone. Tra poco avremo Clarissa Pozzoli qui con noi per capire il cambiamento che sta subendo e che ha già subito in realtà il mondo del network, come spostarsi online, come rivoluzionare un intero sistema, aggiornare una struttura e far sì che tutti possano avere risultati anche grazie ai nuovi strumenti. Vediamo, inviamo un po' questa storia. Ah, chi può essere interessato? Vediamo, vediamo. Ci tengo tantissimo a questa diretta, ci tengo tantissimo a presentarvi Clarissa, che non è propriamente una figura molto social, ma ha strutturato quella che è tutta la sua rete vendita di collaboratori offline. Ed ha saputo aggiornare quello che è il sistema di formazione, vendita, eccetera, portando l'innovazione dell'online. Quindi diciamo che lei propriamente non è fan super mega iper sfegatata dei social, ma riconosciuto il valore di questa innovazione per il network, l'ha portata all'interno della sua struttura e generando diversi successi. Ecco, vedo che è arrivata nel frattempo. Allora, nel frattempo volevo invitare un po' di persone. Persone che ci tengo a far vedere questa diretta. Vediamo un po'. Ecco, Ci sono? No? sì, ci sei. Aspetta, che ancora non ti vedo perché sto invitando un po' di persone a unirsi alla live. Vediamo, ok. Allora, aspetta, non ti Ma infatti, vedo. proprio quello Non che ti stavo vedo, ti vedo dicendo, nera. che cos'è? Forse è così, vediamo. Ah, vedi? Ah, Io non ti vedevo eccoti. perché stavo Ciao prendendo gli Clari, occhiali, ero come senza stai? occhiali. Ecco perché non si Tutto vedeva. Come bene, tu? stai intanto? Tutto bene. Sono di nero, anche so che è il colore della tua palette e non della mia. Però va bene, stavo un po' anticipando quello che vedremo insieme oggi. Mi sono permessa di dire che non è che tu sia proprio una di quelle fan sfegatate dell'online, ma da professionista hai riconosciuto il valore dei nuovi strumenti, li hai saputi già portare all'interno della tua struttura e hai dato un sistema alla tua gente semi-automatizzato, se non del tutto. È Di mia o Alice. tua questa sigla che suona? Ah, ciao Alice! Ok, e quindi ci tenevo, cioè chi meglio di te che ha costruito, e ricordiamolo sempre, che ha costruito la propria rete e la propria attività offline, può parlare oggi di quello che è stato il cambiamento, di come l'hai vissuto e di come questo può essere di ispirazione per chi, come Pietro, arriva dall'offline e vuole portare innovazione online, o per chi invece pensa di poter magicamente fare network soltanto pubblicando una storia, postando un reel e sperando di andare virali. Insomma, partiamo da te, Clari. Ci racconti la tua storia? Allora, la vuoi dall'inizio o vuoi quella del passaggio dall'offline all'online? Dai, facciamo dall'inizio con particolare interesse al passaggio. Ok. Allora, diciamo che mi sono approcciata all'imprenditoria tradizionale, quindi io prima di essere networker ero un imprenditore. Come tanti imprenditori d'Italia, non ero un bravo imprenditore, infatti mi sono creata una situazione debitoria quando poi ho chiuso Fotonica. Quindi per me il network che cosa è stato? Sono arrivata al network, ho conosciuto l'azienda tramite il prodotto che mi ha dato grandi soddisfazioni per un problema di salute. Poi cosa è successo? Quando ho chiuso l'attività con questa situazione debitoria molto, molto forte, ho cercato di rimettermi subito in gioco sul mercato del lavoro perché c'erano i debiti da pagare, bisognava vivere, Alice era piccolina e quindi i soldi dovevano entrare. E mi sono scontrata con il mercato, che per noi donne non è molto clemente, nel senso, poi ero comunque
ancora giovane, con la bambina piccola, diciamo che non ero tra nella top 10 delle scelte delle aziende, no? Quindi ho dovuto accontentarmi, come spesso fanno le donne oggi che si trovano a reinventarsi. Mi sono accontentata di un contratto a progetto, dove non avevo possibilità di crescita, insomma. La situazione non era felice, ma io non me ne rendevo conto perché noi spesso, quando siamo nelle situazioni, siamo alienate dalla situazione, siamo in quel temporino della comodità che abbiamo e quindi non mi rendevo conto di non essere felice, cioè tiravo avanti per inerzia. Finché una mattina non è arrivata a svegliarmi una signora che mi ha dato un ceffone portandomi l'ennesimo avviso di pignoramento. Allora lì, in quel momento di lucidità, mi sono detta: cacchio, se non mi muovo io per cambiare la mia situazione, fra 5 anni, 10 anni, sarò ancora qua, ancora piena di debiti, starò lavorando per realizzare i sogni degli altri e i miei faranno la muffa in cassetto. No? E quindi, in quella lucidità, ho colto l'invito del mio sponsor di iniziare a fare attività. Non pensando di raggiungere chissà che cosa, ma con l'idea di arrotondare. Da lì poi è successo il mondo perché in mezzo a tante difficoltà, perché bisogna anche dire che il network non è quella professione dove tu inizi e arrivano subito i risultati, arrivano tanti risultati, ci vuole lavoro, ci vuole impegno, bisogna farsi il mazzo. Insomma, il lieto fine è stato che poi la struttura ha iniziato a crescere, i numeri hanno iniziato a salire, tutto sviluppato offline. Cosa succede? Io nel frattempo lascio il vecchio lavoro, quindi il lavoro a tempo indeterminato che poi nel tempo avevo trovato perché avevo cambiato, e quando decido di passare all-in sul network marketing. Il mio primo mese da networker ufficiale è stato marzo 2020 e dopo una settimana siamo entrati in lockdown. Quindi, prima settimana di svarione, ho detto: cacchio, ma proprio adesso mi chiudono in casa, io come faccio? Ripeto, noi facevamo tutto offline. Quindi tu facevi i classici, no? Eventi in hotel, portavi gli Presentazioni di ospiti. prodotto, presentazioni business, però tutto offline, di macchina, chilometri, cioè nel senso, è stata un notevole mazzo, no? Io con ovviamente tutte le persone della squadra, perché ci tengo a dire che io non sono nessuno senza la squadra, cioè io sono semplicemente quella che ha iniziato prima, quindi tutti il lavoro di squadra è quello che fa poi la differenza. Quindi arriva il lockdown e da un lato la nostra azienda si è mossa subito, ci ha dato subito gli strumenti per passare online, almeno con le presentazioni, i meeting, la formazione, quindi hanno creato lo studio televisivo dove si facevano le cose in diretta, quindi per la rete. Ma è nata la necessità di iniziare a comunicare, quindi imparare a utilizzare Zoom, cioè per noi erano tutte cose nuove, quindi formazione tramite la rete, cioè tramite internet e via dicendo. Quindi inizialmente è stato un po' un adeguarsi. Poi, insomma, ho capito che cioè, la direzione è quella. Non si può scappare Che questo all'evoluzione, cambiamento no? ha portato anche dei vantaggi alla fine, Assolutamente questo sì, in termini cambiamento. di velocità. Innanzitutto si arriva a persone alle quali prima magari non saresti arrivata. Si riesce a abbattere i costi, perché vuoi mettere oggi, soprattutto a Milano, vai, prendi la sala 2 ore, ti chiedono 400-500 euro, con Zoom fondamentalmente con 18 euro al mese tu hai la tua sala e puoi fare tutti i meeting, tutte le presentazioni, tutta la formazione che vuoi, per quanto vuoi. Quindi sicuramente i costi vengono abbattuti, sicuramente ti permette di arrivare ovunque e poi per assurdo, nonostante fossimo più lontani perché non potevamo uscire di casa, eravamo più vicini perché ci vedevamo più spesso. Quindi l'online mi ha permesso di fare questa cosa. Anche Sotto rafforzare la un certo community, aspetto dici? sì, perché ti permette, cioè è vero che vedersi dal vero, dal vivo, è
È bello, poi si fanno, c'è aggregazione, si beve l'aperitivo, cioè tutte quelle cose che comunque fanno gruppo, tu sai, io e te gli aperitivi. Però è anche vero che non tutti sono disposti a uscire tutte le volte. Per assurdo, oggi in struttura Certo. noi facciamo almeno 4-5 eventi a settimana. Non tutti parteciperebbero a tutti gli eventi, invece facendoli tramite Zoom Certo, è comunque più comodo, è più accessibile a tutti. Quindi questo sì. Diciamo che poi sei arrivata tu. scusa, mi sembra di fare Certo. cobaia. Allora devo recuperarlo. Aspetta. Che cazzo. Allora, se non si fosse sentito, lo avrei tenuto lì. Però, ok. Ah, che piccolo protagonista, questo Benji superstar. Vabbè, scusami se ti ho interrotta. Quindi è vero, non tutti avrebbero potuto partecipare dal vivo se fosse stato solo così. È vero, è vero. È Sì, diverso, l'evento dal vivo rispetto allo totalmente Zoom. diverso, però. I suoi vantaggi, dai, ha i suoi vantaggi l'online. E Clary, com'è cambiato quindi proprio il tuo modo di fare network? Abbiamo visto che ti sei adeguata, l'azienda si è adeguata, però io so che anche tu hai creato, cioè ti sei tirata sulle maniche a un certo punto e hai creato un nuovo sistema, hai creato un nuovo modo anche di fare formazione, un nuovo modo anche di diciamo un nuovo metodo di aiuto anche per il team. Mi riferisco a tutta la struttura di follow-up che hai creato con l'email marketing. Io oggi non lo so quanti leader di quante aziende utilizzano l'email marketing come strategia per sia informare la rete, nutrire la rete, insegnare alla rete, sia per follow-upare i contatti fuori. Come l'hai vissuta un po' questa cosa? Perché so che sono stati No, tutti strumenti sono nuovi tutti per te. strumenti che mi hai regalato tu, cioè nel senso, quando, vabbè, per chi non lo sapesse, io e te ci siamo conosciuti, io ti ho vista offline, ho iniziato e mi sei piaciuta offline, ti ho cercata online, poi da cosa nasce cosa, poi insomma siamo, all'epoca tu eri ancora... Alle quali piace fare aperitivo e No, piace bere, nel questo senso che comunque volevi sia, non siamo i contatti che vengono fatti poi vengono sviluppati, quindi indipendentemente da quello che è lo scopo finale, che può essere nel tuo caso oggi aiutare i professionisti a svilupparsi, andare online, a potenziare il loro business, nel mio caso fare network, la base è soprattutto delle relazioni, perché... È vero che non tutte le persone che Certo. incontrerò faranno network, ma tutte le persone che io incontrerò conoscono gente che magari può essere interessata a fare network o al prodotto. Quindi creare relazioni per noi professioniste del network, come nel tuo caso, quindi anche tu lavori con le persone, è comunque network anche il tuo, anche se non collegato a un'azienda. Questa creazione di relazioni è fondamentale. Da lì nasce il primo corso Instagram che ho fatto per la mia struttura, per le persone che avevano scelto di approfittarne, e da lì ho conosciuto questi strumenti. E uno dei miei punti di forza che mi riconosco è la capacità di risolvere i problemi e di prendere gli strumenti e adeguarli per potenziare quello che è la rete, il lavoro di rete, e quindi perché non trovare un modo per portare anche questa cosa a nostro favore? Quindi, mentre all'inizio facevamo le Zoom in diretta, le registravo, poi le rendevo disponibili con Linktree, eccetera, eccetera. Poi è nato da un lato l'Academy di struttura, quindi oggi chi si iscrive e decide di fare sul serio ha a disposizione tutta la formazione, materiale, tutorial, tutto in una piattaforma che ho conosciuto grazie a te, anche questa ad esempio. Infatti, a proposito di strumenti, Clarici, ci tengo a dire una cosa. Quello che ha fatto la differenza cioè quello che fa la differenza tra Clarissa, che oggi si ritrova con un'accademia che ha creato da zero per fare formazione al team, formazione che
lascia libertà di gestione, libertà di tempo, perché non vincola con delle Zoom live, con delle serate dove bisogna collegarsi, fare e disfare, ma che lascia la libertà di tempo e di gestione perché è tutto registrato, è tutto caricato su una piattaforma ed è tutto sempre lì a disposizione. E quello che quindi fa la differenza tra lei che si è creata tutto e chi ancora non lo ha creato, di base sono due cose. Uno, l'informazione, che è quello che andremo a dare anche a Milano all'evento Social Boost Weekend. Quindi l'informazione sicuramente. Due, l'implementazione delle informazioni. Cioè, Clarissa è una che ha fatto il lavoro fin da subito. Io mi ricordo quando abbiamo organizzato il primo evento, il primo corso di Instagram, 2 giorni, full immersion, con una trentina di persone che volevano capire come trovare il loro spazio online, cosa scrivere nella bio, come fare le storie, cosa dire nei post, come mandare i messaggi in modo da fissare gli appuntamenti, tutte queste cose. Avevo utilizzato una piattaforma, anche quella che uso tuttora con le mie clienti, che crea una timeline bella, pulita, chiara, con tutto un sistema ordinato e preciso, del quale Clarissa si è informata subito e ha detto: ah, figata, quasi quasi faccio anche una roba simile per il team. Quindi notiamo bene, il leader pensa prima al team e poi a tutto quello che arriva dopo. E da lì è stato un 2-3, cioè subito ha creato anche lei la sua piattaforma, le sue cose molto scorrevoli, molto in ordine, molto pulite, tutto chiaro e tutto lineare. Parimenti, l'ultima volta che ho buttato fuori sul mercato il Netto Box, quindi l'infoprodotto che racchiude tutta quella che è stata la mia formazione, i miei video motivazionali, le risorse per il copy persuasivo, tutte queste cose qui, Clarissa è rimasta affascinata non tanto dal contenuto, perché bene o male, conoscendoci, avendo due livelli di leadership simili, abbiamo sviluppato poi competenze simili, ma dallo strumento che avevo utilizzato. Quindi anche qui una piattaforma di scuola, di e-learning, quindi di scuola online, che subito ha deciso di imparare ad utilizzare, con la quale ha creato l'Accademia Online. Posso però bloccarti una cosa? Attenzione, io non credo che un net, perché adesso sembra quasi che un net, oggi è ancora fuori il Network Box per qualche tempo, o l'hai chiuso? Ok. Io non credo che un networker che ha già fatto carriera non debba acquistare il tuo box. Io credo che lo debba comprare anche per i contenuti. Perché? Perché comunque vedere le stesse cose, magari anche le stesse cose, perché è vero che tante cose sono cose che comunque sia io già utilizzavo, ma vederle presentate in maniera diversa, viste sotto una chiave diversa, comunque può arricchire. E siccome non si tratta di spendere 15.000 euro, ma si tratta di un... Cioè, se io sono un networker e voglio diventare un professionista, investo sulla mia formazione. Io credo che una persona che vuole anche solo vedere che cosa c'è attorno, come si muovono gli altri, sia un investimento da fare. Uno, perché ti arricchisce, due, perché ti permette di avere informazioni in più. Quindi è uno strumento che io consiglierei a tutti di acquistare a priori. Poi veniamo anche in aula, perché ci sono altre possibilità. Poi veniamo anche in aula e poi... facciamo nostri gli strumenti che sono già utilizzati, che nel 2023 funzionano, che si può imparare ad attivare anche ognuno per i propri un'altra interessi. Un'altra cosa che mi è piaciuta tua, che ci avevi spiegato sempre al corso, che poi ho rivisto nel tuo super gruppo, perché chi non conosce il gruppo deve venire in quel gruppo lì, perché ci sono un sacco di risorse, è... tu li presenti il ConvertKit per la creazione delle landing page del marketing, quello strumento da utilizzare come strumento di formazione per la rete è una figata. E quindi da lì l'idea che dicevi tu prima di creare una landing per dare il benvenuto alle nuove persone della struttura e che iniziano a ricevere ogni giorno una pillola di formazione che poi piano piano si allenta, ma che gli permette di crescere.
Oltre a tutto quello che c'è live, nel senso, perché poi non è che non facciamo le serate live, non è che non facciamo le cose di presenza, perché la formazione personale, ad esempio, la facciamo ancora in presenza, torneremo a fare i corsi base in presenza, le presentazioni prodotto, qualcuno comunque le sta facendo ancora in presenza, affiancate anche a quelle online perché serve, cioè la chiave deve essere utilizzare una maglia, cioè utilizzare tutti gli strumenti che hai a disposizione in maniera intelligente, perché l'obiettivo è dare alla rete gli strumenti che servono per crescere. Siccome la rete è fatta di tante persone, tu non puoi scegliere un solo strumento, devi averli tutti a disposizione, calibrandoli sul tuo business, sul tuo modello di guida e via dicendo. È vero, infatti parliamo un attimino adesso del Social Boost Weekend, dell'evento che andrà in scena in due date, 22 e 23 aprile e poi 6 e 7 maggio. E questo evento nasce proprio dall'idea di portare dal vivo nuova energia, formazione, tanta pratica, ma soprattutto di mettere un po' a tacere tutto quello che gira ormai online, di guru, fuffaguru e di ognuno che cerca di prosciugare le tasche di questi poveri networker che stanno diventando anche un po' un bersaglio facile, no? Perché effettivamente si vedono tanti disastri online fatti da sta gente che prova a vendere il proprio prodotto, a far conoscere il proprio servizio, a far conoscere un metodo per guadagnare, fare disfare. E quando ti ho parlato di questo evento, eravamo in un Dover bar a fare cambiare. aperitivo e mi ricordo che l'idea ti è piaciuta, quindi cosa pensi del social boost? Perché hai detto sì? Perché parteciperai? Perché hai condiviso anche con la tua rete, con chi vuole, insomma, l'idea proprio di questo format? Allora, parteciperò perché io credo che sia una freccia in più a disposizione del nostro arco, no? Quindi comunque l'imparare a lavorare sui social in maniera diversa, cioè che ti differenzi da, adesso non me ne vogliano le persone che fanno prodotto sui social, può essere funzionale magari all'inizio, quando hai appena iniziato, fai vedere il prodotto, qualche tuo amico ti chiede che cos'è, ma dopo un po' cioè io vedo che tutte quelle cose lì le schifo. Quindi iniziare a fare in maniera strategica quel lavoro di creazione, cioè io sono dell'idea che il social non è il fine, cioè tu non è che fai le iscrizioni automaticamente tramite Instagram, tramite Facebook, tramite YouTube. Credo che siano degli strumenti potentissimi che ti permettono, da un lato, di conoscere e di arrivare a un sacco di persone alle quali non saresti arrivata diversamente, e sicuramente poi, affiancata a un sistema che funziona, ti permette di ottenere risultati diversi, perché poi c'è anche da dire che tu puoi anche fare i contatti, puoi anche fare 10.000 contatti al mese, ma se poi non sai come lavorare i contatti, è tutto lavoro sprecato. Quindi c'è anche questa distinzione. Secondo me, con te si può capire che cosa vuol dire stare sui social e utilizzare i social per creare i contatti e poi convertirli. Quindi io partecipo volentieri perché sei una fonte interminabile di ispirazione, di idee, e sicuramente io sono dell'idea che noi dobbiamo avere l'umiltà di capire quali sono i nostri limiti e di vedere i punti di forza degli altri e lavorare sinergicamente per crescere tutti. Quindi io sono certa che se tu un giorno vedessi in me un qualcosa che può aiutarti a crescere, ci sarebbe un confronto in questo senso. Io ti stimo come persona, ti stimo come professionista, sono certa che tu puoi darci qualcosa per aiutarci a crescere e quindi approfitto di questa cosa perché è giusto che sia. Lo condivido con chi vuole della mia rete perché comunque sia, almeno iniziamo a parlare tutti la stessa lingua, perché sennò se partecipo io e poi io devo trasferire una cosa che non è di mia competenza piena
più difficile. Se invece vieni tu e lo spieghi tu, quindi loro vengono e sei tu che ci spieghi queste cose, poi è come se avessimo un codice di linguaggio comune su cui confrontarci. E poi, insomma, io spero che questa collaborazione continui nel tempo, quindi magari per questi Social Boost Weekend, chissà che tu non possa diventare la nostra coach marketing E social. poi soprattutto, Clari, lo sappiamo che partecipi perché poi la Esatto, sera si cioè. vede. Tra l'altro, prima ero in macchina, ho fatto una telefonata ad un localino lì su Milano dove mi piacerebbe andare, perché io credo tantissimo nella componente del divertimento. Cioè, va bene studiare, va bene fare pratica. L'evento di Milano, sia nelle date del 22-23 aprile che 6-7 maggio, sarà strutturato affinché si ritorni un po' a scuola. Cioè, ci saranno i banchi da scuola, quindi uno arriva con i suoi quaderni, il blocco, il computer, l'iPad, penne, tutto quello che serve, perché alla teoria che porteremo in aula si accompagnerà la pratica. Quindi ci saranno tanti workshop dove andremo a trovare il tuo posizionamento. Quindi, perché una persona dovrebbe scegliere di fare telefonata conoscitiva per valutare il tuo progetto e non quello di un altro? La tua nicchia, cioè in quale mercato operi? Che cosa hai da offrire? Cioè, perché oggi qualcuno ti dovrebbe dire di sì, no? E quindi tutte queste cose qui, andando poi a lavorare anche sulla biografia di Instagram, come fare le storie che convertono, i messaggini rapidi da avere sempre lì pratici da sparare, inviare senza perdere un miliardo di ore in chat su Instagram. E a tutta questa roba qui si aggiunge la componente di festa, di brindisi ai nuovi inizi, di networking. Quindi l'evento è aperto a tutti, uomini, donne. Azienda di Clarissa, azienda di Pietro, Cristina, Alan, chi è che vedo qui, Laura, insomma, senza limiti, senza barriere, senza nulla che possa ostacolare la crescita di ogni gruppo. E il giorno dopo, perché ricordiamo che sono 2 giorni di evento, il giorno dopo sarà tutto dal vivo, quindi tutto offline, fuori dall'aula studio, perché sarà il giorno della creazione dei contenuti. Quindi si andrà a creare la foto, il video, l'immagine da usare come fotocopertina, da usare sul carosello, per riempire quello che è il calendario editoriale che il giorno prima avremo insegnato a creare a livello teorico e il giorno dopo inizieremo a popolare con i nuovi contenuti, perché se oggi vuoi fare network online, le regole sono queste: educa la gente con i tuoi contenuti, ispira la gente con i tuoi contenuti, motiva la gente con i tuoi contenuti e vendi alla gente quello che risolve i problemi facendo presente che cosa hai da offrire tramite i tuoi contenuti. Quindi questo è un po' il succo dell'evento. Per acquistare biglietti, se passate tramite Clarissa avrete uno sconto, se passate tramite di me no, perché ho tenuto la lista di attesa aperta per 2 settimane. No, scherzo, scrivete anche a me che vediamo sconto, bonus, vediamo che cosa vi meritate di portarvi a casa, ma soprattutto prendete una decisione sulla base dei risultati che volete avere fra 6 mesi, quindi no oggi. Il semino che piantate oggi, la decisione che prendete oggi, porterà risultati da qui a 6 mesi. Quindi decidete che tipo di persona volete essere a settembre e prendete la decisione oggi sulla base di quello. E cos'altro dire? Se ci sono domande, io direi che possiamo anche rispondere a domande, se ci sono curiosità. Aggiungo una Chiedo, cosa a ti quello che faccio hai la mia detto risposta. come spunto di riflessione, perché immagino che ci siano networker che sono collegati, che ci stanno seguendo. Pensa che i risultati che hai avuto fino adesso li hai avuti con le competenze che avevi fino adesso. Cioè, se vuoi andare al livello dopo, devi necessariamente acquisire nuove competenze, cioè non puoi arrivare oltre con gli stessi strumenti con cui sei arrivato qua. Cioè, gli strumenti che ti hanno portato qua ti hanno portato a questo livello. Come Ti vai hanno ad andare portato oltre? qua. Devi acquisire nuove competenze, devi capire, devi darti i tuoi obiettivi e capire che cosa ti può portare lì e che cosa non ti può portare lì.
Sicuramente il mondo va verso l'online, quindi togliersi la possibilità di capire da una professionista che comunque sia ha utilizzato e continua a utilizzare i social per fare contatti e sviluppare business, cioè, è l'occasione per farlo al meglio. Tra l'altro, a me piace ricordare questa cosa. È vero che io oggi non faccio network perché ho cambiato completamente il modello di business che sto seguendo per sviluppare i miei progetti e quello che è il mio sogno di azienda e di tutto. Ma quello che io oggi porto all'evento, porto in consulenza con chi mi chiede, porto online, porto un po' ovunque, è frutto di roba che ho sperimentato sulla mia pelle. E che mi ha portato ad avere i risultati che ho avuto e che ha creato un sistema di formazione che poi è andato in mano a migliaia e migliaia e migliaia di persone, che nel periodo Covid ha fatto fare il boom di fatturati con milioni e milioni e milioni generati ogni mese, milioni di euro di fatturati generati ogni mese, e che è un metodo che continua a funzionare perché di base è una cazzata. Base è una cazzata. Quello che faremo a Milano, più che il lavoro teorico e il lavoro pratico, Alan sarà all'evento, è stato uno dei primi tra l'altro a comprare il biglietto. Ottimo. Quello che faremo a Milano sarà sfruttare il fatto che saremo in un'unica sala, tante teste diverse, con tanta confusione, tanti dubbi, tanti blocchi che ci fanno andare avanti con il freno a mano tirato. E quello che faremo sarà confrontarci tutti fra tutti per sciogliere i blocchi di ognuno, slegare quei nodi di ognuno, tirare giusti freni a mano e sparare con il piede spinto fino in fondo sull'acceleratore. Quindi questa è la vera differenza dell'evento. Questo è il significato che c'è dietro alle parole "gli eventi nel network ti cambiano la vita", perché è tutto energia, perché è tutto un ok. Ho ascoltato la sua storia, se ce l'ha fatta lei, ce la posso fare anche io. Ok, non sono l'unica a pensare di vergognarsi della propria voce nelle storie, di non saper cosa scrivere, come pubblicare, quando pubblicare. C'è un filo unico che ci collega tutti. E una volta che capiamo che c'è chi ha già passato il blocco che noi stiamo vivendo, l'ostacolo che stiamo vivendo e che ci sta offrendo la soluzione per fare lo stesso salto, noi ci rendiamo conto che non ci manca proprio un bel cazzo di niente per raggiungere i risultati che vogliamo. Quindi, Clari, ultima domandina, un consiglio che dai tu per chi vuole raggiungere quindi un nuovo obiettivo, un nuovo risultato, un nuovo rank? Guarda le risorse che hai, capisci cosa ti può portare a quell'obiettivo e cosa no. Perché spesso e volentieri è una questione, fa tutto parte dell'organizzazione, della pianificazione. Cioè, il capire le risorse che hai, e per risorse intendo tempo, energia, strumenti, azienda. Cioè, nel senso, il network è fatto di tante cose. A volte noi siamo innamorati di alcuni, cioè ci sono persone che sono innamorate del leader e non mollano nonostante non hanno risultati, magari da 5 anni. Non mollano il leader, non cambiano, perché sono innamorati del leader e rimangono fermi lì. Ci sono persone che sono affezionate all'offline e io no, io online non ci voglio andare e rimangono fermi lì. Cioè, ci sono, la chiave è capisci quello che hai a disposizione e che potenzialmente ti può aiutare ad arrivare all'obiettivo, capisci che cosa non ti può, cioè, che cosa non ti può servire, cosa non è in linea con il tuo obiettivo. Nel momento in cui vedi che quello che ti manca, cioè capisci quello che ti manca, cerca di capire se lo puoi creare tu, perché ad esempio io ero nella situazione in cui siamo andati online, non avevo tutti gli strumenti per potenziare la rete prima. Che cosa ho fatto? Mi sono rimboccata le maniche e ho creato quello che mancava. Come l'ho fatto io, lo può fare chiunque di loro.
come io mi sono adeguata all'online, lo possono fare tutti. Quindi la cosa che io dico è: capisci dove vuoi andare, capisci che strumenti hai a disposizione e capisci se vuoi, hai l'energia tu di creare quello che ti manca o se ti vuoi appoggiare su qualcun altro. Sicuramente partecipare al corso Social Boost Weekend è un modo per appoggiarsi a te, alla tua esperienza, per creare un qualcosa di diverso. È sicuramente una cosa che va verso la visione del futuro del network, perché insomma, l'idea di tornare in sala, in hotel, non è sicuramente il futuro. No, ma soprattutto non è quello che vuole la gente quando approccia l'idea di un nuovo business, cioè ormai la gente cerca il business online, quindi è chiaro che l'evento in sala aiuta, potenzia, crea connessione, ma nel network la crea più che altro per quanto riguarda il discorso di community, tenere le persone legate, creare esperienze, creare nuovi ricordi, eccetera, ma la gente oggi sta cercando qualcosa per gestire un extra, per avere un extra stando a casa o comunque utilizzando strumenti pratici come può essere un telefono, un tablet o un computer. Grazie Clari per le tue parole, per il tuo intervento. Ricordo che Clarissa sarà all'evento del 6 e 7 maggio, quindi chi avesse anche piacere di venire a conoscerla dal vivo, può insomma stare con noi in quei giorni. Per acquistare i biglietti potete sentire direttamente lei con il codice sconto che molto generosamente le è stato concesso e che lei ancora offre. Ma anche io, dai, potete venire anche da me. Io ho anche i bonus in più che Clarissa non ha. Quindi se volete quelli ve li posso dare io. Salverò la live, lascerò anche un paio di riferimenti per il gruppo Facebook e tutto il resto. Clari, non vedo l'ora di vederti a maggio e ragazzi, ognuno prenda le sue decisioni, le opportunità ci sono. Ecco, quindi Alan ci tiene a dire che ci sarà anche il tuo team, cioè anche Certo. lui. Oltretutto, Brava Alan, Alan è uno di va quelli bene, che grazie mille. già essendo tuo studente, quindi adesso sdoganiamo al di là del Social Boost Weekend, qualcuno può anche approfittare della tua professionalità, oltre che con il Social Boost Weekend, anche per tutto il resto che offri e che stai già applicando diversi tuoi consigli, ottenendo comunque sia dei riscontri più che positivi. Quindi Alan, ad esempio, è la prova che applicare quello che tu consigli porta al risultato che tu prospetti, che è quello di fare studente innamorato, che è quello di fare i contatti tramite i social. Poi dal fare i contatti con il metodo di team si convertono. Sì, anche perché Alan fa una marea di contatti ed è bravo perché è uno che fa il lavoro e io ci tengo a dire questa cosa, Alan si impegna, è bravo, fa tanti contatti e come fa lui ognuno può imparare a fare la stessa roba perché è partito da zero, come lo siamo partiti da zero anche io, anche Clary, anche tutti, ma è la dimostrazione che chi si impegna e fa le cose può ottenere tutto quel cacchio che vuole. E quindi, bene, venite a conoscere anche Alan, allora, dai, che racconterà la sua storia. Va bene, grazie mille a tutti, Grazie grazie Franci. Clari, salvo la live e ci aggiorniamo poi.